Ciao da Luci, oggi vediamo insieme i miei acquisti di bottoni su AliExpress. Allora, vi dico che inizialmente pensavo che sarebbero stati dei flop. Ho detto no, AliExpress arrivano dalla Cina, saranno un po' delle cose bruttine. In realtà, mi sono dovuta ricredere perché sono veramente dei bottoncini molto carini. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è la misura dei bottoni, perché per esempio questi io pensavo fossero più grandi e invece sono piccolini. Non ho controllato bene la misura dei bottoni. Ci tengo a dire che questa live non è sponsorizzata, non sono pagata da nessuno, me li sono comprati autonomamente con i miei soldini e di conseguenza non avrei nessun vantaggio nel dirvi che sono buone delle cose che in realtà non lo sono. Passiamo alla sigla e poi ci vediamo i miei nuovi bottoncini. Eccoci qua, inizio con questi che vi ho appunto detto pensavo fossero più grandi. In realtà non sono più grandi e sono anche però molto carini e molto pesanti perché penso che proprio che siano in metallo. Guardate, vi faccio vedere bene nel dettaglio il bottone, è veramente molto carino. Allora, io escluderei che fossero realmente madreperla, però ha questo effetto madreperlato che mi piace moltissimo, devo dire la verità. Allora, il mio pacchettino conteneva 6 bottoncini e sono veramente molto piccini. Adesso vi dico non oserei chiamarlo diametro in quanto non sono rotondi, quindi di diametro non si può parlare, però ve li misuro. Ve li misuro, allora vediamo se tiene, così sapete esattamente quanto sono grandi. Sono di 1,5 cm il lato, quindi comunque sono dei bottoncini molto piccolini. Allora riappoggio il metro per terra, appoggiato sul tavolo e lo rimisuro. Vediamo qua. Sì, infatti parto dal 5 e arrivo al 6,5, quindi sono bottoncini da 1,5 cm, veramente molto piccini, però se si vuole una cosa discreta, devo dire che sono molto carini. Mi piaceva anche il fatto che avessero i quattro fori, mi piacciono molto, non sono i soliti bottoni a due fori e non sono i soliti bottoni tondi, quindi mi piacciono tantissimo. Devo dire la verità, questi promossi, nonostante io abbia sbagliato totalmente la misura. Veramente molto belli. Io questi ve li consiglio. Se riesco a trovare tutti i link, vi lascio in descrizione appunto i link ai vari bottoni che ho acquistato. Quindi questi sono i primi e mi piacciono tantissimo. Ecco qua i secondi. Questi mi piacciono veramente tanto, ma non posso dire che non mi siano piaciuti i bottoni perché mi sono piaciuti tutti. Li apriamo insieme. Che sto aprendo con voi, ecco qua. Anche questi sono questi qua sembrano in metallo, ma dal peso io direi che sono di plastica, perché a differenza di questi che sono molto più piccoli, questi pesano molto di più di questi, quindi non saprei se sono realmente in metallo oppure no. È vero che sono cavi, quindi vedete, hanno questo forellino qua per cucirli. Sono veramente molto carini, hanno questo effetto dorato e grigio. Questi, a differenza degli altri, sono molto grossi. Non sono giganteschi, ma sono comunque molto grossi. Il pacchettino ne conteneva 6. Vediamo, controlliamo. Sì, sono 6 e sono veramente molto molto graziosi. Vi dico la misura anche di questi. Questi qua misurano, prendo il mio metro e lo appoggio per vedere. Allora, questi invece misurano 2,5 cm di diametro. Quindi questi sono veramente un po' più grossi degli altri, ve li metto anche a confronto. C'è 1 cm di differenza, eccoli qua. Molto belli entrambi. Ecco, questi se volete fare
un cardigan o applicarli su una maglia e volete dargli un po' di stile, devo dire la verità, sono veramente molto carini. Poi per il prezzo che hanno, dopo ovviamente vi lascio i link e quindi potrete andare anche a constatare i prezzi, veramente graziosi. Ecco qua un altro errore di calcolo. Anche questi pensavo sarebbero stati più grandi e invece sono minuscolissimi. Allora, li vado ad estrarre, questi sono 5 bottoni. Allora, sono in realtà molto molto belli, anche se sono molto molto piccoli. Allora, appoggio tutti gli altri. Ecco qua, ne tengo solo uno. Allora, questi sono in metallo, veramente molto piccini. È molto carino il disegno che hanno, veramente molto carini, ma questi saranno probabilmente 1 centimetro, quindi sono ancora più piccoli di quelli quadrati. Dal peso direi che sono in metallo. Anche questi hanno questo sistema di ancoraggio, quindi hanno il foro sporgente. Scusate, le mie mani sono veramente pessime. Sono molto graziosi, devo dire la verità, mi sono piaciuti tantissimo, nonostante anche questi sono stati un errore, perché pensavo fossero più grossi. Allora li andiamo a misurare, sì, è 1 centimetro, mettiamoli così, infatti è 1 centimetro e 2-3 millimetri, non arrivano al 1,5 centimetro, beh forse sì, no, è meno di 1,5 centimetri. Quindi comunque sono veramente piccini, però ecco, per una cosina da bimbo, oppure messo su un polsino, oppure se non volete usarli per lavori all'uncinetto o a maglia e avete una camicia e volete sostituire i bottoni per renderla un po' più particolare, ecco, questa è la classica misura da bottone da uomo, quindi potrete usarli tranquillamente in sostituzione del bottone classico su una camicia. Altri bottoncini assolutamente plasticosi, ma effetto Swarovski, anche se sono completamente plasticosi, ne tiro fuori un po', ma non tutti, perché questi sono tantissimi e non so dirvi quanti sono, non mi ricordo. Tra l'altro io ne ho ordinati 2 pacchetti perché erano così, costavano poco e me li sono comprati. Vedete, hanno questo effetto Swarovski, ma è assolutamente plastica. Poi ovviamente insomma, ci sono scritte le caratteristiche, sapevo che erano in plastica quando li ho acquistati. Anche questi sono abbastanza piccini, sono credo 1,5 centimetri, perché se li metto sopra quelli quadrati, adesso li vediamo insieme, scusate, li appoggio perché sono, ecco qua, li appoggio, hanno la stessa dimensione, no, penso che abbiano la stessa dimensione di questi, quindi sono 1,5 centimetri, 2-3 millimetri, non arrivano al 1,5 centimetri. Sono molto graziosi nonostante siano in plastica, guardate, sono molto luminosi come bottoni. Questi hanno i 2 classici forellini al centro, vediamo se si vedono bene. Ecco qua, hanno i 2 classici forellini al centro, non sono rifiniti benissimo perché potete vedere che hanno insomma le scanalature della plastica, no, però potrei affermare che nell'insieme non sono malaccio, sono in plastica. Spero quando li lavo che non si perda questa parte, perché questa è, vedete, già risulta un po' rovinata. Ho paura che coi lavaggi in lavatrice vada via questa parte, ecco qua, specchiata, e se si stacca poi diventa trasparente il bottone, perché è proprio quella che dà la luminosità. Quindi spero sinceramente che non si stacchi e che quindi non diventi una schifezza. A un certo punto ho deciso di leggere le misure, volevo dei bottoni grossi e di fatto li ho acquistati, anche di questi ne tiro fuori qualcuno, non tutti perché sono tanti e non so quanti, poi ripeto, vi lascio sempre i link così potrete vedere effettivamente quanti sono. Questi mi piacevano da morire perché sono, vedete, in legno. Credo sia legno vero, non penso sia plastica, però non ci giurerei che non sia plastica. Penso che sia legno vero, sinceramente, non lo so. Sono molto leggeri, sono belli grossi, ecco, questi sono veramente molto grossi. Vi faccio vedere col centimetro. Allora, sono
Ecco qua, sono un 3 centimetri, sono bottoni da 3 centimetri, quindi bottoni molto grossi. Io devo dire la verità, mi piacciono moltissimo. Mi piace anche questo forellino per ancorarli alle nostre maglie, alle nostre creazioni, perché se si vuole si può fare proprio tanti giri, uno per fissarlo meglio, due per avere una porzione di filo che passa molto più lunga, quindi una cosa allungata, fare una sorta di come si può dire, barretta al centro coprendo questa parte di legno, e quindi renderli veramente carini, un ancoraggio molto sicuro e carino anche da vedere. Questi, devo dire la verità, mi piacciono moltissimo. Ultimi, ma secondo me questi sono i miei preferiti perché sono veramente versatilissimi, e soprattutto li ho provati su un cardigan lavorato con un filato grosso. Non ho neanche avuto la non ho neanche dovuto, ecco, fare le asole, perché passano tranquillamente tra le maglie in quanto sono tubolari, stretti, sono veramente molto carini. Ne tiro fuori un po', anche questo il numero non lo so, ma nei link poi vi lascio appunto diciamo dove andare a guardare che bottoni sono, ci sono anche le quantità dei pacchettini. Questi sono i classici bottoncini da alamaro, quindi se volete farvi gli alamari handmade, potete cucire da un lato del vostro cardigan o della vostra creazione il bottoncino messo sia in verticale che in orizzontale o anche in diagonale, se volete dare un po' di personalità al vostro cardigan, e semplicemente dall'altra parte fare una catenella sufficientemente grossa per poi andare ad avvolgere il bottoncino. Quindi potete farvi gli alamari fai da te. Ecco, questo bottoncino è veramente molto grazioso. Se no, potete farvi l'asolina o tranquillamente, se usate un filato grosso, passerà tra le maglie e di conseguenza non avrete la necessità appunto di fare l'asolina. Questi erano gli ultimi bottoni acquistati da AliExpress. Devo dire che sono stata favorevolmente sorpresa, perché nonostante io abbia sbagliato le misure, i bottoni sono veramente molto carini. L'unico che mi dà un po' di perplessità è questo, appunto perché ho paura che dopo un po' di lavaggi possa consumarsi questa parte finto metallico che c'è sul retro, e quindi che il bottoncino possa diventare trasparente. Per gli altri io non penso che avrò particolari problemi. Comunque potremmo fare più avanti una review dove vi dico quali bottoni si sono rovinati e quali sono ancora belli. Io per ora non li ho ancora usati, e di conseguenza, o perlomeno ho usato questi ma non li ho ancora lavati, e quindi non so se si rovineranno o rimarranno esattamente così come sono. Spero che questo tipo di tutorial vi possa piacere. Non è il mio solito tutorial creativo, ma vedo che comunque di solito vi piacciono i tutorial dove io vi mostro i miei acquisti creativi, e di conseguenza che possiate essere ispirate o consigliate sull'acquisto di un prodotto piuttosto che un altro. Ribadisco che non è sponsorizzato, li ho pagati io, li ho acquistati io personalmente, e non sono nemmeno pagata per dirvi se sono buoni oppure no, quindi assolutamente sincero il mio parere. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Lasciatemi qui sotto nei commenti scritto se questo tipo di video vi può piacere, perché se vi piacciono ve ne faccio altri, altrimenti diversamente non ne faccio più. Un bacione grande da Luci, al prossimo video, non posso dire video tutorial, al prossimo video, un bacione, a presto, ciao ciao!